Ciao a tutti amici di showmetoday.it dal vostro Emanuele. Oggi è arrivato un piccolo pacchettino che stavamo aspettando da tempo, ossia la Mi Band 3. Andiamo a scoprirla insieme nel nostro unboxing, nonché vi farò vedere anche direttamente come tradurla in italiano. E per l'occasione mi sono anche sbarbato. Ebbene amici, eccoci dunque arrivati al fatidico momento dell'unboxing, anche se effettivamente c'è poco da unboxare in quanto la nostra Mi Band 3 ha davvero un contenuto limitato. Possiamo però notare che la confezione si presenta come un mix tra le vecchie confezioni di Mi Band, quindi le vecchie generazioni, e quelle invece proposte da Amazfit, come ad esempio il Pace. Andandola ad aprire troviamo in bella vista la nostra capsula della Mi Band, eccola qua. Qui abbiamo un piccolo adesivo che andiamo subito a rimuovere e possiamo notare che praticamente la Mi Band 3 si presenta con forme decisamente più curvate. Infatti qui abbiamo un vetro con lavorazione 2.5D. Io al momento l'ho già associata all'applicazione Mi Fit ed ho già ricevuto l'aggiornamento che ci permetterà di silenziare le chiamate oppure direttamente di riagganciare. Detto ciò, proseguendo con il contenuto, abbiamo il cinturino, anch'esso è stato in parte rivisitato, a parte per la forma, ma per quanto riguarda i materiali che risultano decisamente più skin friendly. Non so se questa è effettivamente la pronuncia corretta, però così è. Detto ciò, abbiamo anche il manualetto di istruzioni in lingua cinese, di cui ci facciamo ben poco. Troviamo all'interno il QR code, anche se l'applicazione è la classica Mi Fit. Ed infine abbiamo il cavetto per la ricarica con attacco proprietario, che decisamente non può essere riutilizzato quello della precedente generazione, anche se la forma è praticamente identica, ma risulta più larga in quanto appunto come dimensioni siamo leggermente più grandi rispetto alla precedente Mi Band 2. E andando a togliere un po' tutto quanto, volevo, già che ci sono, farvi vedere come si può direttamente aggiornare alla lingua italiana la nostra Mi Band 3. Come potete vedere, noi qui adesso abbiamo la lingua cinese, non so se la camera riesce effettivamente a mettere a fuoco, comunque potete notare che abbiamo la lingua cinese. E quindi come fare? Oggi proprio abbiamo pubblicato la guida, per cui ringraziamo comunque lo staff di JizzChina.it nonché il gruppo beta tester, no scusate ho sbagliato il nome del gruppo, si chiama il gruppo tester. Ok, quindi ringraziamo JizzChina e il gruppo tester per aver messo a disposizione questa guida in tempi brevissimi che ci permetterà di tradurre la Mi Band 3 dal cinese all'italiano. Quindi, come prima cosa dobbiamo disaccoppiare la Mi Band dall'applicazione Mi Fit. Quindi ci rechiamo dentro l'applicazione Mi Fit. Eccola qui. Possiamo andare a disinstallare la nostra applicazione Mi Fit originale e a questo punto dobbiamo andare a scaricare i due file che vi ho elencato nella guida. Io al momento li ho già scaricati. La prima è gensigned.apk, scaricato lo andiamo ad installare. Ok, applicazione installata, la andiamo ad aprire e ripetiamo tutti i passaggi. Quindi accediamo con il nostro Mi account. Purtroppo la luce non gioca proprio a nostro favore. Comunque lui adesso si sta accoppiando e parte direttamente l'aggiornamento firmware che andrà a installare la lingua italiana. Quindi aspettiamo che termini il nostro aggiornamento firmware.
come possiamo vedere, non so se la luce mette a fuoco, ok, 24%, 27%, insomma attendiamo la conclusione dell'aggiornamento firmware. Aggiornamento firmware terminato, sul telefono ci darà una sorta di tutorial iniziale, ma a noi non interessa. La Mi Band 3 si sta riavviando e lui andrà di nuovo ad associarsi. Vediamo se succede qualcosa. Si sta riavviando. Ok, teoricamente non so se riuscite a vedere. Noi abbiamo già la lingua in italiano, ma per mantenere questa lingua quello che dobbiamo fare è a questo punto di nuovo dissociare la nostra Mi Band, quindi dall'applicazione che abbiamo appena installato, a questo punto uscire dal programma, disinstallare di nuovo l'applicazione e andare a installare invece l'altra che abbiamo scaricato in precedenza, ossia Mi Fit 3421 by XC Fix. Abbiamo tutte quante le scritte in italiano, vedete passi, distanza, calorie bruciate, percentuale di batteria. Qui possiamo accedere ai vari menu, il timer, la scansione, eccetera, eccetera. Qui abbiamo le info generali. E buon, fondamentalmente abbiamo quindi, torniamo indietro con lo zoom, abbiamo effettuato la traduzione in italiano della nostra Mi Band 3, quindi a questo punto batteria carica al 100%, non mi resta che indossarla, testarla per voi e quindi a breve vi proporrò la nostra recensione completa. Per Emanuele da showmetoday.it è tutto, alla prossima!